Un mondo da salvare. E finalmente siamo arrivati alla missione finale. Oh. Ehi, il telecomando di Sindrome, questo lo fermerà! Speriamo. Aiuto! Allora, aspetta. Vediamo se... Ok, sta funzionando! Sta funzionando! L'ho distratto! Dammi quel telecomando! No, ti prego, un'altra sezione con loro due, no, ti prego! No, ti prego, una sezione in cui devi scappare con loro, no! Ok. Cosa devo fare? Che vuoi da me? Aia! Allora, fermi. A parte che sono... Dai, sali su sta robo! Maledizione! Oh, e che cavolo! Arrivo subito! Sparati sulla gamba, scemo! Ma perché ci provano? Cosa devo fare? Cosa vuoi da me? A parte che questo è molto più grande! Cosa devo fare? Scusa, non hai spiegato, che vuoi da me? Non è che devo lanciargli tipo i sassi, aspetta. Sta diventando ridicolo. Ah, stronzo! Mi serve qualcosa da lanciargli. E non è che era spiegato, eh. Allora. Ecco fatto. Sta diventando Prenditela ridicolo. col papi e non coi bimbi. L'ho colpito? Non ne sono sicuro. Preso! Ora dobbiamo evitarlo. Ok, in Potete realtà scappare, ragazzi. ero riuscito a salirgli sul tentacolo. Allora, è molto probabile che la falliamo. Perché ci ho messo Sta un attimo di diventando più ridicolo. nel capire come andava Vieni qui. fatto. È una cavolata. Perché si è distrutto? E adesso muoiono. Non potete scappare, ragazzi. Ok, ti prego, evita il colpo. Preso! Yes! Oh, che culo, si sono salvati! Madonna, tanto così di vita! Adesso dobbiamo andare. Ti prego, dimmi che uso Elastigirl. Dammi quella cura. Perché ci provano? Preso. Questo lo prenderei. Tanto non prova neanche a distruggerlo. Ok, sì, è stato inutile quello che stavo facendo. Però nel farlo lui continuava. Proprio quello che mi serve. Grazie. Continuava a non spararmi. Se continua a rotolare, lui non sa cosa fare, secondo me. Se continuiamo così, lui si confonde. Guardalo! Guardalo, non sa cosa fare. È confuso così tanto da colpirsi da solo. Aia. Oh, oggetto. Prendilo, prendilo, Proprio. prendilo, prendilo. Bravo. Evita la macchina. Lì ce n'è un altro, aspetta, adesso andiamo a prenderlo. Bastardo. No! Mio! Dammi sto coso! Maledetto Bacchero Spumano! Lì c'è un altro oggetto segreto. Ti prego, non di nuovo i bambini. Attenzione! Ah! Ciao! Da quanto tempo che non lo vedevamo? Forse dalla prima missione. Allora, calmi tutti. Devo di nuovo beccarlo in faccia? Fammi andare a prendere l'oggetto segreto. Che vuoi da me? Aia. Allora, calmo, calmo. Preso. Preso. Non Credo che potete siano scappare, ragazzi. tre ali.
cervello, stavo dicendo. Vieni qui. Dai, questo questa gambetta. Prendilo. Perché non è mai facile? Perché fosse facile. Non saremo qui a discutere. Ogni volta te lo devo dire. Allora, non voglio rifare la missione, quindi. Aspetta, eccola qua. Però più stiamo lontani, più lui non prende di mira lui o i bambini che siano. Vieni qui. Preso, aspetta un attimo. Ah, non ci sono checkpoint. No, ti prego, non dirmi che se muori devi rifarti tutto. Non potete scappare, ragazzi. Ecco, fatto. Ok. Stavo per dire, ho imparato che adesso fa quel colpo 4 volte, invece lo fa 5 volte. 5 volte colpisce. 2, 3, 4 e infine 5. Dai. Ancora uno. Preso. Non potete scappare, ragazzi. Gli rimangono solo 2 barre di vita. Cos'è? Perché? Perché ha preso quella macchia? Ora dovrò. Ah, Elastigirl. Ciao. La sequenza in cui lancia la trivella. Oh no. Tesoro, mi servirebbe una mano adesso. Non riesco. È difficile sta qua. Ci sono quasi. Lo vedi? Ci sono quasi. Tesoro, quello è il pulsante sbagliato. Dai. Ora l'ha giusto. Preso. Yes, dimmi che lo uccido. Ecco cosa mi ricorda The Incredibles. Mi ricordava la parte in cui Shinji deve uccidere un angelo e deve puntare preciso al centro. Terribile sta parte. Ma perché dobbiamo... Perché questa parte con i crediti possiamo ancora andare in giro? Scusami. Vediamo, c'è qualcosa da fare magari in sta parte? C'è qualcuno con cui parlare? Non lo so. Qualsiasi cosa, che ne so. E io starei qui, magari succede qualcosa. Vediamo. Ale! Boh, continuiamo a guardare i crediti. Magari qualcosa succede veramente. Grazie per il supporto e la pazienza, c'era scritto. Mannaggia a voi per la pazienza. Pezzi di... Dio mio, grazie per la pazienza pure. Lo sanno pure loro che il gioco è terribile allora. Non capisco questa parte qui perché possiamo muoverci. È una cosa abbastanza unica comunque, che ti permetta di muoverti durante i crediti. Non mi... Pizza Planet. Non mi ricordo un gioco in cui effettivamente puoi muoverti nei crediti finali. È una cosa abbastanza interessante comunque. Continuiamo a guardare, magari qualcosa succede veramente. Almeno vi guardate i crediti e potete ringraziare Angela Bateman, Cristina Hettelack, oppure, vediamo, Aurelle Lejolec. C'è qualcuno per la parte italiana qui? Special Thanks, Tamia Verna, Gene Kennedy, Terry Sheik e Karen Yap. Grazie a Karen Yap, Pixar. Ale. Ancora, ma quanto va avanti sta roba? E non posso neanche saltarla, eh. Vabbè. Ben Butcher, grazie Ben Butcher. Per avermi rovinato Disney Interactive. Avanti. Basta. Quanto durano sti crediti, santo cielo. Centro. Massimo Corvo. Ah, questa è la parte italiana. Special Thanks. Special thanks to our incredible Disney friends. Oh, è finita. 8 minuti e 32. È stato molto più corto di molti altri livelli. Non ti dico che è stato facile. Però in realtà è stato abbastanza bello il combattimento finale. Molto più di tutto il resto del gioco. Sincero, i combattimenti contro l'omnidroide sull'isola, terribili, terribili. Questa parte finale, a parte la parte finale in cui dovevi centrare il centro,
che era abbastanza... Oh, te lo dico, è stata interessante la parte finale in cui veramente devi puntare al centro, ma anche molto difficile. Nemici sconfitti, ovviamente uno, e calorie bruciate, 347. Vediamo cosa succede, facciamo continua. Incredibili. Oh, signori, signori. Io lo so che ho detto che i giochi della PlayStation 2, al tempo quando prendevano film e serie, erano tutti incredibili. Ma non sono perfetti, non sono perfetti. Tipo questo ha molte problematiche. Ho apprezzato molto di più, per esempio, Madagascar 1, la gang del bosco, o anche i Simpson e i Griffin. I Griffin, tra l'altro, è difficile per essere un gioco della PlayStation 2. Soprattutto le parti di Brian terribili. Ma questo qua, mi dispiace dirlo, ma era fatto abbastanza male. Non è orribile come per esempio Ratatouille, ma non è perfetto. Però. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.